Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda. Prima di cominciare vi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Andate in descrizione, mi raccomando. Tempestate di like. Questo video, come sempre, è il video che andremmo a oggi si chiama... come si chiama? Pazza di te. Via! Oddio, lo sapevo! Tra l'altro sta canzone comincia già in maniera soft porn. Lei contro il muro e lui dietro che la tocca, la palpeggia. Oh, you touch my tra-la-la. È bastato un momento. Sta scattando la rissa, raga, la rissa! Anche se non ho capito bene cosa cazzo sta succedendo. Uno sguardo all'istante, tutto era perfetto. Ma voi state capendo qualcosa? Cioè, la trama della canzone qual è? Ma non capisce più niente. Di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Manco lui l'ha capito che sta dicendo. Forse stai esagerando. La situazione è alquanto misteriosa. Arriva uno sconosciuto a casa di Daniele, mentre Daniele è intento a palpeggiare la sua ragazza. Spero che sia la sua ragazza, perché dai video di Daniele tutto possono essere tranne che le sue ragazze, che a volte sono fidanzate, a volte tradite. Vabbè, comunque lasciamo stare. Questo arriva e gli fa una cazzin. Forse tu stai sognando, dentro me non sto capendo. Anche io dentro me non sto capendo, e credo anche voi, raga, dentro di voi non state capendo. Cioè, raga, cerco di trovare un senso a questa cosa. Anche se questa storia un senso non ce l'ha. In effetti non ce l'ha. Come fai a far finta di niente, lo sai? Io ti guardo, penso che sarà. Che minchia dicono? Che cazzo stanno dicendo? Che qual è il senso della canzone? L'argomento qual è? C'è qualcosa che non va. 118! La 118! La 118! La mia ragazza è pazza di te, ma sei scordata pure lei. Oh, allelu, si è capito qualcosa, praticamente... Questo qua dice che la sua ragazza è pazza di... Già, la cosa mi fa ridere, perché la sua ragazza che è pazza di lui... Voglio dire, ma non è che... Cioè, che cazzo di gusti ha? La mia ragazza è cotta di te, La cosa bella è che gli dice: la mia ragazza è cotta di te, non si sposa più con me perché ama te. E glielo dice ridendo. Cioè, in questo momento lui sta interpretando un ragazzo che, tra virgolette, è tradito, cornuto, perché la ragazza sua è innamorata di un'altra persona. Ma non glielo dire ridendo. Cioè, io capisco che lo guardi in faccia e ti metti a ridere, perché... Ok, già è surreale come cosa, ok? Già è surreale. Fatta così diventa ancora più surreale. La tua ragazza fa amore con me, domandati bene il perché. La tua ragazza fa amore con me, e glielo dice con quella spontaneità, che tanto dice sta ridendo, perciò vuol dire che anche lui è contento, ci sta, è felice. Ma contenti voi, questa non è una coppia, è una relazione a tre. Che tra l'altro tra i video di Daniele De Martino la relazione a tre ci mancava. La tua ragazza fa amore con me, domandati bene il perché. Guarda, lo dico io, perché la sua ragazza in questo caso non è una ragazza seria. Se è fidanzata e lo tradisce con un'altra persona. Ma poi perché tutti sti video? Ma perché fanno sempre gli stessi video? Cioè, raga, io nelle canzoni neomelodiche li vedo sempre o carcerati, o traditori, o innamorati. Lei, l'amica del tuo cuore, ti ha tradita col tuo amore. Sono queste tre tipologie. Oltre a queste tre tipologie non esistono canzoni neomelodiche. È tutto logico, perché gli faccia ancora meglio te. Ma con quale faccia glielo dice? Cioè, per giunta lo prende per il culo. E certo, quello ti ride in faccia, tu lo prendi per il culo. Questa è una presa per il culo generale, raga. A me sembra che loro stanno prendendo per il culo tutti noi. Sei proprio veramente un chi l'ha scritto il testo di questa canzone? Sti parole la mossa dicendo.
senso. No, no, non esagerate, state calmi, non arrivate alla rissa. Tu affrontala ridendo, lui prendendoti per il culo, ma l'importante è che non si arriva alle mani, mi raccomando. Nel frattempo di là c'è quella ragazza che sta aspettando che Daniele ritorna per farsi palpeggiare di nuovo. Portate a letto la mia ragazza, ti fa stare meglio adesso. Si senza sentimento non tiene rispetto. Sei un bastardo dentro. Tralasciando sempre il fatto che glielo dice ridendo come se ne sta fregando della sua ragazza che è innamorata di un'altra persona e che gli fa le corna, la canzone dura quasi 5 minuti e la passano tutto il tempo dicendo le stesse cose. La mia ragazza si è scordata di me, mi fa le corna a me e lui gli dice sì perché io faccio l'amore meglio di te e questo lo sapevo prima di te. Ovviamente il primo minuto e mezzo non lo fanno capire perché altrimenti non creano quella suspense della canzone, eh? Suspense il cazzo, ma un paio di palle, veramente. Raga, le facce di Daniele però dobbiamo ammettere che sono epiche. Epiche e danno quello stile in più al suo personaggio, devo dire. Epiche, anche trash comunque. Oddio, come finisce qua? Come voglio, sono curioso di sapere come finisce questa storia d'amore. Sembra una telenovela, tipo Il Segreto, no? Una telenovela. No raga, addirittura la beffa, fa venire la ragazza traditrice alla finestra per fargli vedere che il suo ex ragazzo è tradito, deluso, cornuto e mazziato. E non è contento, gli fa anche il dito medio. Signora, che è successo? Ragazzi, questo video trash di merda che prima non si capiva un cazzo, ma poi è traditore perché si capisce. Ma nonostante tutto, ci sono un sacco di prese per il culo e risate in faccia. Finisce qui e mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E come in ogni video, purtroppo anche in codesto video, la morale è solo una. Oi frate, sì, dimmi, sai. La mia ragazza è cotta di te, mi tradisce con te, adesso fa l'amore con te, io sono cornuto. Beh, evidentemente io faccio l'amore meglio di te, sono meglio di te ed è giusto che ti faccia cornuto e io sono contento così.